È un progetto che la Regione Marche ha inviato al Ministero della Salute lo scorso anno, poi è stato validato ed è stato finanziato. È un progetto che prevede una spesa di circa 1.400.000 euro, sono coinvolte la metà della farmacia della nostra regione e più o meno dovrebbe riguardare un target di circa 40.000 utenti. Che cosa faranno le farmacie con questo progetto? Innanzitutto il primo punto riguarda l'appropriatezza dell'impiego dei farmaci, nel senso che se alcune persone assumeranno più di 5 farmaci, il farmacista farà la valutazione di questi farmaci e poi trasmetterà al medico di medicina generale le informazioni che sono, diciamo così, necessarie per garantire le migliori terapie possibili. In seconda analisi c'è un intervento con l'holter pressorio e con l'holter cardiaco, sono questi due device che sono messi nel corpo, no, della persona, che sono in grado di misurare la pressione H24 e anche l'elettrocardiogramma. Poi si potrà eseguire l'elettrocardiogramma nelle farmacie e non per ultimo c'è l'impegno delle farmacie per integrare, per avviare i percorsi dei fascicoli sanitari elettronici, quindi le farmacie ci aiuteranno ad avviare questo percorso che tuttavia verrà definito. Tutti questi progetti saranno assistiti da una piattaforma che dovrebbe partire domani, il progetto prevede questo, e il periodo di questo accordo vale dal 1 giugno fino al 31 dicembre del 2023. All'esito di questa valutazione poi faremo gli approfondimenti più opportuni.